SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Tragedia della strada Riccione, sulla statale Adriatica. Due persone hanno perso la vita in seguito ad uno scontro tra una moto e una bici. Una terza è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. All'origine dell'incidente ci sarebbe una mancata precedenza al semaforo. Un ivoriano e una nigeriana feriti da colpi di fucile ad aria compressa nel giro di pochi giorni a Forlì. Prosegue la caccia ai responsabili e il sindaco Davide Drey commenta: la nostra città rifiuta la violenza. Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, è stato ospite dell'assemblea annuale dell'Associazione Romagnola a San Patrignano ed ha parlato di precarietà e di immigrazione, sottolineando come quest'ultima possa essere un'occasione per il paese. Due nuove ordinanze a Ravenna per la zona dei giardini Speyer e via Gulli per limitare la vendita e la somministrazione di alcolici nella fascia oraria compresa tra le 20 e le 7 del mattino. I provvedimenti sono finalizzati al mantenimento del decoro e della sicurezza urbana. Il comune di Cervia entrerà in possesso della terrazza e della spiaggia del Grand Hotel, da anni in stato di abbandono. Diversi passaggi societari seguiti al processo fallimentare. La spiaggia sarà libera con garanzia di pulizia e salvataggio. Basket. L'ora sera Ravenna ha aperto il nuovo corso con un riassetto societario e tecnico. Per completare il roster mancano i nomi dei due stranieri che dovranno fare la differenza. Entro venerdì saranno svelati. Questo è il telegiornale della Romagna, in studio Romina Bravetti. Buonasera e benvenuti, bentornati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione in apertura alla cronaca. E l'ennesima tragedia della strada è accaduto nella prima serata di martedì a Riccione sulla statale Adriatica. Due persone hanno perso la vita in uno scontro tra una moto e una bici. Una terza versa è ora in gravi condizioni all'ospedale. Vediamo allora la ricostruzione e i dettagli in questo primo servizio. Un bilancio drammatico, quello di martedì sulle strade di Riccione. Due persone hanno perso la vita in seguito ad uno schianto tra una moto e una bicicletta. Si tratta di un 42enne della vicina San Giovanni in Marignano e di un turista milanese di 75 anni, mentre un 25enne di Gavice è finito in pronto soccorso con il codice di massima gravità. L'impatto è avvenuto attorno alle 19.30 sulla statale Adriatica all'altezza di Viale Marsala, di fronte al cimitero militare greco. Una SS-16 che continua a rivelarsi pericolosissima, soprattutto in estate e per i mezzi a due ruote. Il tratto dell'arteria che attraversa la provincia di Rimini è maglia nera in Italia per tasso di incidentalità. Sono ancora al vaglio degli inquirenti le dinamiche che hanno portato al violento impatto tra i due mezzi. Fatto sta che entrambi si trovavano sull'Adriatica nello stesso punto alla stessa ora, fino a che qualcosa è andato storto e la moto con a bordo il 42enne e il 25enne ha travolto la bici guidata dal turista 75enne. Secondo le prime testimonianze raccolte, la moto procedeva in direzione Ravenna quando all'incrocio semaforico di Viale Marsala ha incontrato la bicicletta che lo stava attraversando, per cui, in base a questi racconti, uno dei due mezzi sarebbe passato con il rosso. L'impatto è stato tremendo e tutte e tre le persone sono schizzate sull'asfalto. L'uomo di San Giovanni e il pensionato milanese hanno perso la vita in strada nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118 accorsi sul posto. Sul 25enne di Gabice si attendono i risultati degli accertamenti medici. Le sue condizioni erano gravi. I rilievi della Polizia Municipale hanno comportato la chiusura di quel tratto di strada, mandando in tilt il traffico per alcune ore. E proseguiamo con la cronaca, andiamo al nostro TR24 e passiamo a Ravenna. È accusato di aver molestato una ragazzina di 11 anni. Martedì il Tribunale di Ravenna lo ha condannato a un anno e 8 mesi di carcere per atti sessuali con minore. La terribile storia risale a 7 anni fa, quando la giovane ha accompagnato la madre a Milano perché quest'ultima doveva essere ricoverata per qualche giorno in una clinica. La donna ha affidato la figlia a un 50enne amico di famiglia, ma l'uomo, secondo le accuse della procura, avrebbe abusato della piccola costringendola a toccargli i genitali e a stendersi nuda
sul letto. L'undicenne è riuscita a respingerlo e ad evitare il rapporto sessuale. Il PM aveva chiesto 7 anni per violenza. Il giudice ha deciso invece per il reato meno grave. L'uomo deve alla parte lesa anche un risarcimento di 7.000 euro. E ancora cronaca, perché sarà riesumato il prossimo 25 luglio il corpo di Pierpaolo Minguzzi, il 21enne di Alfonsine, barbaramente ucciso il 21 aprile del 1987. Quel giorno il giovane, che all'epoca prestava servizio di leva come carabiniere, venne sequestrato e condotto in una stalla abbandonata nel Ferrarese, dove venne poi soffocato prima di essere gettato nel fiume Po. Il suo corpo riaffiorò la mattina del 1° maggio. Ora, 31 anni dopo, le indagini sul suo omicidio potrebbero essere giunte a una svolta, con l'individuazione di 3 sospettati che si trovano ora a dover rispondere di omicidio, sequestro di persone e occultamento di cadavere. Questo è il motivo per cui sono state richieste delle nuove analisi sul corpo della vittima. Ci spostiamo ora invece a Forlì e parliamo del caso degli spari a cittadini stranieri. Forze dell'ordine e istituzioni si stanno mobilitando per cercare il responsabile. Sentiamo allora ai nostri microfoni il commento del sindaco Davide Drei. 2 episodi nel giro di pochi giorni, l'ultimo in ordine di tempo è avvenuto lo scorso sabato a Forlì. Le vittime sono un operaio ivoriano di 33 anni ferito all'addome e una nigeriana di 44 anni ferita ai piedi, colpiti entrambi da uno sparo di fucile ad aria compressa partiti da una macchina in corsa. Ora è caccia al responsabile. Quello che sta succedendo lo stiamo cercando di capire con la collaborazione ovviamente dell'autorità giudiziaria, delle forze dell'ordine con cui sono in stretto contatto. Quindi le indagini sono in corso, in questo momento non ci sono conclusioni. Certo che è molto preoccupante quello di una figura che, chiunque siano i bersagli, si mette per strada a sparare pur con delle armi ad aria compressa verso delle persone. Se poi la motivazione è legata alla loro provenienza, ovviamente la cosa è ancora più grave, perché non è legato a questioni personali, ma è legato evidentemente a questioni che nascono dalla differenza provenienza. Bene, Forlì è una città non violenta, una città che rifiuta la violenza, è una città che rifiuta qualsiasi forma anche di intolleranza rispetto a persone che vengono da altri paesi. Lo voglio ribadire. Penso che sia comprensibile la sollevazione e l'indignazione per casi di questo tipo. Noi vogliamo capire esattamente che cosa è avvenuto, però non ci faremo certamente intimidire da gesti di questo tipo. Torniamo ora al nostro portale TR24 e parliamo di paura. Questa mattina l'ufficio postale di Roncadello, frazione alla periferia di Forlì, poco prima delle 8, mentre la responsabile era impegnata nell'apertura dell'ufficio, è stata improvvisamente avvicinata da un individuo descritto come un giovane dall'accento straniero, probabilmente dell'est Europa, che impugnando un piccolo coltello le ha intimato di entrare nel locale e di consegnargli tutto il denaro a disposizione. La donna ha replicato che il denaro era nella cassaforte con apertura temporizzata e dunque era necessario attendere alcuni minuti prima di poter mettere mano sulle banconote. Il malvivente, dopo un attimo di esitazione, ha deciso così di lasciare perdere, fuggendo a piedi. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha acquisito le registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza. E sempre dal nostro TR24 e sempre dalla Forlivese parliamo di un altro caso. È stato arrestato il 45enne accusato di aver maltrattato il padre di 78 anni. Le violenze si sarebbero consumate nel Forlivese e l'informazione sarebbe giunta alla polizia municipale grazie ad una telefonata. Una volta giunti sul posto, gli agenti si sono trovati davanti ad un anziano ferito. Autore del gesto sarebbe stato il figlio, a seguito di una violenta lite che, secondo i racconti, non sarebbe stata la prima. Sul posto sono anche intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasferito la vittima in ospedale e lo hanno sottoposto alle cure necessarie prima di dimetterlo, con una prognosi di 28 giorni. Ci spostiamo ora nella Ravennate e parliamo di 2 nuove ordinanze che riguardano le zone dei giardini Speyer e di Via Gulli, con limiti di vendita agli alcolici dopo le 20 e anche l'intensificazione dei controlli di polizia. Sentiamo. In vigore 2 nuove ordinanze nella zona dei giardini Speyer e in quella di via Tommaso Gulli. La prima prevede il divieto di vendita e somministrazione di alcol dalle 20 alle 7 da parte di 4 piccoli mini market. La seconda invece è che il negozio Can Alimentari in via Tommaso Gulli possa restare aperto solo tra le 8 e le 20. Entrambe le ordinanze puntano a favorire il decoro urbano e a prevenire situazioni di malessere sociale. Ora, ai giardini Speyer la situazione sta andando, direi, molto bene, almeno sta andando quantomeno in linea con le previsioni che noi avevamo fatto. Questa ordinanza serve per aumentare intanto il livello di decoro e soprattutto
tenere sotto controllo e monitorare un fenomeno come quello della somministrazione di bevande alcoliche che in orari serali possono determinare episodi di degrado. Avete risposto così a quello che erano state le richieste dei cittadini del quartiere? Questa è una delle risposte ed è una risposta che è inserita in una serie più ampia di risposte che partono ovviamente dal presidio costante del territorio. Io credo che nel giro di un anno, perché abbiamo iniziato questa attività esattamente un anno fa, nel giro di un anno i risultati siano tangibili. Anche via Gulli è stata compresa nell'ordinanza? La zona di via Tommaso Gulli è diventata da qualche tempo oggetto di presidio costante da parte della Polizia Municipale che nei due turni diurni, quello dalle 7 di mattina alle 19, presidia costantemente quel territorio, esattamente come per gli Speyer. All'assemblea annuale di Confindustria Romagna che si è svolta oggi a San Patrignano nel Riminese era presente anche il presidente dell'associazione Vincenzo Boccia che in un'intervista ha parlato di precarietà e di immigrati. Sentiamo. Oggi è il giorno dell'Assemblea Nazionale di Confindustria Romagna, presente anche il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. Ha parlato di lavoro e di voucher Vincenzo Boccia, chiedendo di non confonderli con le formule contrattuali a tempo determinato e ritenendo che possano essere strumenti validi per alcune categorie come i lavori stagionali. Il vero obiettivo del Paese dovrebbe essere spingere per i contratti a tempo indeterminato, riducendo il cuneo fiscale per i lavoratori dentro le fabbriche, detassando totalmente il lavoro per i giovani, creando un grande piano di inclusione giovane. Se si pensa di ridurre la precarietà agendo sui contratti a termine, evidentemente, come dire, abbiamo una limitata visione della questione delle relazioni industriali e del lavoro in Italia. Presente all'Assemblea anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Stefano Buffagni, dei 5 Stelle, il quale dal palco ha detto che il lavoro in Italia va creato aiutando le imprese a lavorare meglio ma garantendo lo stato sociale. E a chi critica che in questi mesi non siano state fatte ancora delle leggi, Buffagni replica che non si sentiva il bisogno di ulteriori norme. Boccia ha parlato anche di immigrazione. Occorre capire non sono i poveri del mondo che vengono verso le nostre coste, occorre condividere la posizione del governo che è una questione europea e non solo italiana, ma forse occorre costruire anche dei ponti di collegamento, di inclusione dei migranti che restano in Italia e di partenariati industriali in quei paesi per far crescere una media o micro impresa che aiuti quei paesi a sostenersi e a costruire una classe di borghesia che aiuti l'economia di quei paesi e costruire, diciamo, uno sviluppo economico, altrimenti non la risolviamo nel medio periodo. La Fondazione della Cassa di Risparmio di Cesena ha venduto tutte le azioni della banca ai nuovi proprietari Crédit Agricole per un valore di 50 centesimi a titolo. Un'uscita di scena che non è però piaciuta al Comitato in difesa dei piccoli risparmiatori. Sentiamo. Sono stati bruciati 200 milioni di euro. È polemica a Cesena sulla decisione della Fondazione Cassa di Risparmio di cedere la propria quota della banca a Crédit Agricole Cari Parma per un valore di 50 centesimi ad azione, gli stessi offerti ai piccoli azionisti. Ed è proprio il loro portavoce Davide Fabbri a lanciare l'accusa contro la Fondazione, colpevole, secondo Fabbri, di non aver coinvolto i soci e di aver rinunciato ad un'azione legale contro i nuovi proprietari per ottenere un congruo risarcimento. La scelta è stata presa dal Consiglio di amministrazione lo scorso 22 giugno e ratificata dal Consiglio generale il 6 luglio con tutti i voti favorevoli tranne due astenuti, più di 13 milioni di azioni vendute per il valore di circa 6 milioni e mezzo. La decisione è stata a lungo ponderata, ha dichiarato il presidente Guido Perderelli al Resto del Carlino, ed è scaturita dal fatto che per il bene della Fondazione abbiamo ritenuto di dover smobilitare azioni che non hanno quotazione e che non possono essere vendute. Nell'accordo la Fondazione incasserà ulteriori 800.000 euro più 400.000 che verranno versati dalla banca ogni anno fino al 2020, una cifra forfettaria che stabilisce la rinuncia a qualsiasi azione legale contro la nuova proprietà. Un'uscita di scena che però non è piaciuta al Comitato in difesa dei piccoli risparmiatori, che da mesi si batte per ottenere un risarcimento più congruo. Sono stati bruciati 200 milioni che potevano essere utili alla collettività, attacca Davide Fabbri, cancellando così ogni scopo di utilità sociale. Il comune di Cervia entrerà in possesso della terrazza e della spiaggia del Grand Hotel da anni in stato di abbandono. Vediamo allora tutti i dettagli in questo servizio. L'amministrazione comunale di Cervia prenderà possesso sia della terrazza che dello stabilimento balneare del Grand Hotel, dopo aver ultimato entrambi i procedimenti necessari. Il fatto deriva dai vari passaggi societari e da un processo fallimentare gestito dal Tribunale di Ravenna.
La concessione demaniale marittima rilasciata nel 2012 è stata dichiarata decaduta, venendo a meno il rapporto di fiducia con la società Grand Hotel Cervia SRL, a causa di mancati pagamenti per oltre 200.000 euro allo Stato per la terrazza e del cattivo uso e abbandono dello stabilimento balneare. Abbiamo tutelato la legalità e posto le basi per poter rilanciare, mediante future procedure ad evidenza pubblica, il comparto del Grand Hotel e della sua spiaggia, commenta il sindaco Luca Coffari. In accordo con la COP Bagnini, fino al termine delle procedure, lo stabile del bagno sarà perimetrato e messo in sicurezza, mentre la spiaggia sarà utilizzabile come spiaggia libera, con garanzia di pulizia e servizio salvataggio. Speriamo che le procedure di asta giudiziaria in corso possano risolversi positivamente. L'edificio, infatti, dal 2014 è nello stato di totale abbandono con conseguenti danni alla struttura. A breve il Comune procederà ad un intervento di riordino e pulizia del cortile. Già nei mesi scorsi anche le chiavi della terrazza erano state consegnate al Comune in qualità di ente proposto alla gestione delle funzioni amministrative in ambito demaniale marittimo e l'amministrazione ha affidato il servizio di vigilanza dell'immobile ad un istituto specializzato. Il provvedimento è stato assunto per il perseguimento della migliore gestione dei beni e del prevalente interesse pubblico alla conservazione e tutela della struttura. Traffico rivoluzionato ai confini del territorio di Faenza e Lugo per la realizzazione di un nuovo ponte lungo la provinciale Felisio. Vediamo tutti i dettagli. La chiusura del ponte sulla Felisio per 4 mesi rivoluzionerà il traffico nel lughese. La strada provinciale rappresenta infatti la principale via di collegamento fra Lugo e la via Emilia. La viabilità alternativa predisposta ha portato inevitabilmente malumori. Così, alla notizia che i lavori di adeguamento sismico del ponte, appena partiti, si erano subito fermati, il malcontento è scoppiato. Un intoppo di qualche giorno per svolgere alcuni accertamenti, come ha assicurato il sindaco di Lugo Davide Ranalli, che abbiamo raggiunto al telefono. Non ci sono attualmente ritardi rispetto a quelle che sono le tempistiche che come provincia ci eravamo dati, ci sono state solamente alcune modificazioni, sospensioni relative ad una preoccupazione che veniva data dalla possibilità di un ritrovamento di un ordigno, cosa che è stata scongiurata. Sono terminati i lavori del posizionamento dei primi 3 pali, nella prossima settimana ci sarà la demolizione del ponte, quindi stiamo andando avanti rispetto a quelle che sono le tempistiche che come provincia ci eravamo dati. 4 mesi sono le tempistiche che sono state concordate in via di gara, sono quelle presenti appunto nel contratto. I nostri tecnici della provincia ci confermano che quello ritrovato appunto è stato un falso allarme, questo ovviamente agevola molto quelle che sono poi le operazioni di riavvio dei lavori per la realizzazione dell'infrastruttura. È Alberto Tomba, il testimonial dell'Appennino Bianco e Verde dell'Emilia Romagna. I temi della campagna di promozione del turismo regionale sono stati anticipati a Bologna dalla presidente Bonaccini e dall'Olimpionico di sci. I dettagli in questo servizio. Appennino Bianco e Appennino Verde, vacanze d'inverno ma anche d'estate. In Emilia Romagna la vacanza è garantita 365 giorni l'anno. È questa l'idea alla base della campagna di Regione e APT per promuovere in Italia e all'estero le vacanze attive sull'Appennino, tra piste innevate, i nuovi snowpark e il trekking nella natura. Parola ad un testimonial d'eccezione. Per il secondo anno consecutivo sarà infatti Alberto Tomba il volto del turismo made in Emilia Romagna. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della regione Stefano Bonaccini. Noi abbiamo deciso di puntare su figure e personalità che si sono fatte conoscere nel mondo per le loro qualità, con Davide Cassani alla guida dell'APT. Poi questo ringraziamento che dobbiamo ad Alberto, perché Alberto Tomba nel mondo è conosciuto più di chiunque altro per le gesta che ha saputo esprimere, ci darà una gran mano a far conoscere l'Appennino, come diceva lui, per 365 giorni all'anno. Sulla stessa linea Davide Cassani, presidente di APT Servizi, secondo cui la simpatia e l'immediatezza del campione di sci sono il miglior biglietto da visita che l'Appennino possa avere. L'Emilia Romagna è un po' come Tomba, unica e conosciuta in tutto il mondo. L'Italia è stupenda, tutto il mondo la conosce, però se uno guarda anche dei paesini che non si rende conto, come questa via di idee, ripeto, che collega Bologna con Firenze, è una cosa nuova che è da provare.
Sono contentissimo di essere tornato qua in regione, in Emilia Romagna. Sarà in futuro ancora per tanti anni? No, ditemi. Da qui per 20 anni. Altre notizie di cronaca e attualità con le nostre brevi. Rimini, arrestati per rapino in concorso un 39enne e un 33enne stranieri. Il fatto è accaduto alle 23.30 di martedì, quando un giovane egiziano ha chiamato la questura raccontando di essere stato vittima di una rapina sul lungomare Murri. Forlì, i carabinieri hanno arrestato un 54enne italiano per maltrattamenti in famiglia, resistenza e minaccia pubblico ufficiale. Nella serata di lunedì, l'uomo, alterato dall'alcol, aveva picchiato e minacciato i propri genitori. Ravenna, la polizia ha denunciato un ravennate 58enne per mancata denuncia di armi e per la loro messa a custodia in un armadio idoneo all'interno dell'abitazione. L'uomo ha dichiarato che le armi sarebbero state ereditate dal padre da oltre 30 anni. Rimini, arrestato dalla polizia un 27enne straniero per sequestro di persona, tentata rapina aggravata e violenza sessuale. Il 27enne aveva rapinato un giovane straniero e palpeggiato sua madre all'interno del palco il 25 aprile. Cedo ora la parola a Marco Rossi per il TG Sport. Grazie Romina per la linea, buonasera e bentornati a questa nuova edizione di TR24 Sport. In apertura il basket, il roster dell'Ora Sì Ravenna è al completo, ma i nomi dei due stranieri ancora mancano all'appello. L'anno zero in casa giallorossa è partito con un riassetto societario e tecnico che pone i romagnoli nuova luce nella Serie A2 che verrà. Il nuovo ciclo in casa Piero Manetti è ufficialmente incominciato. L'Ora Sì Ravenna ha cambiato pelle in vista del campionato di Serie A2 e il presidente Roberto Vianello è soddisfatto di come sta decollando il progetto. Per cominciare una nuova stagione e per determinati motivi un nuovo ciclo. Penso che questa volta saranno diverse le presentazioni, perché come avete visto abbiamo rivoluzionato tutto. Abbiamo cambiato il direttore, abbiamo cambiato l'allenatore, abbiamo cambiato il preparatore atletico e abbiamo cambiato gli 8 decimi della squadra, che vi presenteremo tutti una alla volta. Sul fronte mercato, gli uomini a disposizione di coach Mazzon sono già tutti stati definiti. Ancora non sono stati resi noti però i nomi dei due stranieri che saranno le punte di diamante dei Leoni Bizantini. Vianello non si sbottona, ma sul taccuino del general manager Giulio Trovato sembrano esserci Adam Smith e Justin Knox. Abbiamo degli impegni per cui non possiamo dirlo. 3 giorni di caccia allora. No, non ve lo dico, neanche sotto tortura. Passiamo ora sul nostro portale tr24.it con una notizia di beach volley. Il torneo a 5 stelle a Gstaad in Svizzera è entrato nel vivo per Marco Caminati ed Enrico Rossi. La coppia italiana ha superato nelle doppie qualifiche prima gli spagnoli Mesa Garcia e poi i cinesi Gao Li con il punteggio di 2-1 in entrambi i match. Entrati nella pool F, i romagnoli sono stati però sconfitti oggi dai lettoni Smedins Samoilovs con i parziali 21-16 e 21-17. Domani il Cesenate ed il Cesenaticense saranno costretti a vincere per provare a passare il turno e affronteranno l'altra coppia del gruppo composta dai turchi Ciginoglu, Gog e Tepe. Andiamo avanti con l'Ippica, la lunga rincorsa al Super Frustino ha visto martedì sera iscrivere altri due nomi importanti all'elenco degli atleti che si giocheranno la finalissima ad agosto. All'ippodromo del Savio, Minucci e Farolfi hanno superato le selezioni delle batterie. Vediamo com'è andata. Serata riservata ai big del Super Frustino all'Ippodromo del Savio, con in pista nomi che hanno fatto la storia del trotto contemporaneo, vincendo sulle piste di tutto il mondo e che hanno dato vita ad una kermesse emozionante che dopo 5 intriganti sfide agonistiche ha promosso alla finale del 21 di agosto Giampaolo Minucci ed il fersineo Andrea Farolfi. 5 batterie con inizio delle ostilità alla terza corsa e Giampaolo Minucci ha copiato Azzar degli Ulivi sul primo gradino del podio a mettere in chiaro le sue veleità e
la sua voglia di finale, poi raggiunta grazie ad un secondo posto ottenuto con Visipan nella quarta corsa e ad un terzo nel centrale sul sulchi di Torgual. Andrea Farolfi invece ha iniziato la sua performance nella terza batteria, vincendo dopo foto con Solimano e grazie al terzo nella corsa successiva ottenuto con Roxy Viking. La sfida decisiva, centrale della serata, ha visto primeggiare i trascurati Samuel Barboi e Gaetano Di Nardo con il rispettabile tempo di 1.12.7 al chilometro. In sintesi, una serata straordinaria nella quale sono arrivate quote più che soddisfacenti, fino al record della stagione di 2.513 euro e spicci per la trio della sesta corsa. È tutto per lo sport, Romina, di nuovo a te la linea. Grazie a Marco Rossi per gli aggiornamenti sportivi, ora passiamo invece agli aggiornamenti meteorologici. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna da Andrea Raggini. Nelle ultime ore nella nostra regione la situazione meteorologica è peggiorata con la formazione di rovesci e temporali pomeridiani localmente a carattere di forte intensità. La situazione migliorerà nelle prossime ore, tra la sera e la notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi su tutto il nostro territorio regionale. La giornata di giovedì tuttavia inizierà con ancora nuvolosità sparsa, più compatta sui settori nord-orientali. Tra Ferrarese e Costa Ravennata sarà possibile ancora qualche rovescio temporale fin dal primo mattino. La situazione meteorologica poi vedrà un generale miglioramento con l'arrivo di schiarite, ma nel pomeriggio si ripresenteranno gli addensamenti, questa volta a partire dall'Appennino, con rovesci temporali che tenderanno a trasferirsi sulle aree pianeggianti, soprattutto tra Emilia centro-orientale e Romagna centro-occidentale. La ventilazione si presenterà generalmente debole, a tratti moderata solamente su Costa Ferrarese e Ravennate. Il mare risulterà poco mosso proprio in questi settori. Per quanto riguarda l'aspetto termico, avremo valori minimi in ulteriore aumento con valori compresi tra 20 e 23 gradi, mentre i valori massimi saranno generalmente stazionari e compresi tra 27 e più 32 gradi. Per oggi è tutto, buona serata da Andrea Raggini. Il riepilogo con i principali titoli di questa edizione. Tragedia della strada Riccione, sulla statale Adriatica, due persone hanno perso la vita in seguito ad uno scontro tra una moto e una bici. Una terza è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. All'origine dell'incidente ci sarebbe una mancata precedenza al semaforo. Un ivoriano e una nigeriana feriti da colpi di fucile ad aria compressa nel giro di pochi giorni a Forlì. Prosegue la caccia ai responsabili e il sindaco Davide Drey commenta: la nostra città rifiuta la violenza. Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, è stato ospite dell'assemblea annuale dell'Associazione Romagnola a San Patrignano ed ha parlato di precarietà e di immigrazione, sottolineando come quest'ultima possa essere un'occasione per il paese. Due nuove ordinanze a Ravenna per la zona dei giardini Speyer e via Gulli per limitare la vendita e la somministrazione di alcolici nella fascia oraria compresa tra le 20 e le 7 del mattino. I provvedimenti sono finalizzati al mantenimento del decoro e della sicurezza urbana. Il comune di Cervia entrerà in possesso della terrazza e della spiaggia del Grand Hotel da anni in stato di abbandono. Diversi passaggi societari seguiti al processo fallimentare. La spiaggia sarà libera con garanzia di pulizia e salvataggio. Basket. L'ora sera Ravenna ha aperto il nuovo corso con un riassetto societario e tecnico. Per completare il roster mancano i nomi dei due stranieri che dovranno fare la differenza. Entro venerdì saranno svelati. Per questa sera è veramente tutto, non abbiamo altri aggiornamenti. Vi ringrazio quindi per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento di serata e arrivederci ad una nuova edizione. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.
SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.